Salve a tutti, oggi vedremo come progettare un'area verde. Partiremo da alcune slide introduttive, che potete scaricare dal link presente in descrizione, fino alla realizzazione di un modello 3D con un software di progettazione architettonica BIM. Ma vediamo insieme come fare. Progettare aree verdi consente di intervenire su aree urbane prive di una specifica connotazione e di rifunzionalizzarle e renderle nuovamente disponibili alla fruizione dei cittadini. Una progettazione del verde si articola in una fase preliminare di inquadramento territoriale e di studio del contesto urbano, una fase progettuale e una fase di approfondimento tecnico per la definizione della migliore soluzione individuata. Nella fase di progettazione è necessario tenere presente molteplici aspetti, come l'individuazione di un concept caratterizzante, la scelta della vegetazione, i materiali, gli arredi, la presenza di acqua e la progettazione di impianti di irrigazione. Fondamentale è che la progettazione sia sempre condotta nel rispetto delle norme vigenti. Di seguito riportiamo un elenco delle principali. E ora vedremo un esempio progettato con Edificius, il software BIM per la progettazione architettonica. Iniziamo tracciando l'ingombro della superficie da pavimentare con l'oggetto involucro orizzontale. Dalle proprietà ne impostiamo lo spessore e iniziamo a tracciare il contorno digitando i valori da tastiera. Con l'involucro verticale disegniamo le gradonate che caratterizzano il nostro progetto. Impostiamo spessore e altezza del muro dalle proprietà. Con il tasto A spostiamo il punto di aggancio dei muri per tracciare i gradoni. Dalla vista 3D modifichiamo velocemente l'altezza dei muri e con l'oggetto riempimento orizzontale creiamo il terreno di riporto delle gradonate. Assegniamo spessore e delta al riempimento. Modifichiamo l'altezza dei muri a seconda delle esigenze progettuali e completiamo la modellazione tutto direttamente dalla vista 3D. Aggiungiamo velocemente anche la vegetazione, scegliendo le tipologie dal catalogo. Creiamo anche un'area gioco per bambini con pavimentazione in gomma antitrauma, scivoli e giochi a molla che scegliamo tra gli oggetti disponibili dal catalogo di Edificius. Modelliamo le strutture per l'ombreggiamento. Dal livello copertura, con l'oggetto soletta, definiamo la superficie orizzontale ombreggiante. Aggiungiamo anche un foro per ospitare la vegetazione. E completiamo dal livello piano terra con l'inserimento dei pilastri. Infine, dettagliamo il modello applicando i materiali a tutte le superfici. Scegliamo i materiali dal catalogo. In questo caso abbiamo utilizzato un effetto cemento per le strutture ombreggianti, per la pavimentazione e per le gradonate, il materiale erba per le aree dedicate al verde, la gomma e la resina per le aree del parco giochi. Al termine della modellazione possiamo liberamente navigare nel nostro modello dalla vista real-time rendering e controllare le scelte progettuali effettuate, dai materiali alla suddivisione degli spazi fino alla scelta degli arredi, apportando se necessario anche modifiche in tempo reale al nostro modello. Edificius ci permette di ottenere con facilità anche le viste delle tavole grafiche esecutive, con piante, sezioni e prospetti del progetto, ed aggiornarle automaticamente ad ogni modifica del modello. E ora vediamo le quattro cose da ricordare. Rispetta tutte le fasi della progettazione. Progetta uno spazio multifunzionale e sicuro. Scegli idonei materiali, arredi e attrezzature. Rispetta la normativa vigente. Bene, con questo è tutto. Vi ricordo che potete scaricare tutti i file di progetto dall'articolo di approfondimento che trovate cliccando il link nella descrizione del video. Per aprire i file potete scaricare gratuitamente la versione trial di Edificius, sempre cliccando il link presente in descrizione. Vi ricordo anche che è aperta la sezione dei commenti, quindi per qualsiasi dubbio ci potete contattare e noi saremo lieti di rispondere alle vostre domande. Con questo vi ringrazio, vi saluto, vi auguro buon lavoro e vi do appuntamento al prossimo video.